Intanto vi ringrazio per essere qua, non solo alla sala ma all'intero evento. Spero che finora sia stato di vostro gradimento. Mi chiamo Michelangelo Uberti, qualcuno di voi già ha avuto modo di conoscermi, per qualcun altro la prima volta. Sono un sales engineer in Babel e mi occupo principalmente di technical marketing e di prevendita. Oggi vi parlerò di un'esperienza abbastanza interessante che abbiamo maturato in ANSA, che ha riguardato l'utilizzo dei software su TM. Allora, prima vorrei parlarvi un attimino della nostra azienda, per chi non ci conosce ancora. Babel è un system integrator che è nato circa 15-16 anni fa come braccio armato di Sun Microsystem ed è ed opera da sempre con i service provider e con le grosse aziende. Quindi il nostro mercato è spostato un po' più verso l'alto rispetto magari al classico business PMI. Siamo specializzati su ciò che sono le infrastrutture Unix e Linux, ma la nostra area di offerta è comunque strutturata con quattro filoni. Il data center, quindi per la realizzazione di infrastrutture fisiche e virtuali, principalmente presso i telco, ma non solo. Il messaging e collaboration, dove abbiamo anche una nostra suite di collaboration, chiamata Malware Collaboration Suite, è un'integrazione di prodotti open che si propone come alternativa open e ovviamente anche a un costo inferiore rispetto ai classici Exchange Server e simili. Poi l'altro filone d'offerta è il monitoring reporting, che si occupa del monitoraggio delle infrastrutture di rete, server e anche applicazioni. E infine la componente security, che è quella per cui siamo qui oggi. Il nostro rapporto con Sophos è iniziato già 7 anni fa, quando iniziamo a integrare nelle nostre piattaforme di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata il Pure Message per Unix. Inizialmente usammo solo la componente appliance, quindi appliance hardware dell'antivirus anti-spam, e successivamente abbiamo iniziato a integrarlo a livello software con le nostre infrastrutture. Alcuni nostri clienti, tra cui importanti service provider, ad oggi utilizzano il Pure Message ancora per le loro infrastrutture. Dall'epoca ovviamente ci siamo un po' specializzati, abbiamo approfondito la conoscenza con le tecnologie Sophos e abbiamo esteso la nostra competenza alla componente endpoint e più recentemente anche agli UTM. Giusto per completare la panoramica su Babel, vi riporto alcune altre nostre partnership che fanno scopa con ciò che è l'offering aziendale. Una delle più importanti partnership è quella con Red Hat, infatti siamo Red Hat Premier Partner e anche ISV per quanto riguarda la piattaforma di collaboration di cui vi parlavo. E siamo ora con il Gold Partner, principalmente come retaggio storico della partnership con Sun Microsystem. Come vi ho detto, Babel è nata come braccio armato di Sun, all'epoca inizialmente in Telecom. Poi siamo IBM Business Partner per quanto riguarda la componente infrastruttura e infine, sempre sul filone dell'IT Security, siamo uno dei principali partner italiani di Balabit, un'azienda ungherese che è specializzata nella realizzazione di sistemi per la gestione dei log, la gestione a norma dei log e l'auditing delle sessioni amministrative. Probabilmente avete già conosciuto qualche prodotto loro, tipo il Syslog NG o lo Shell Control Box. Ok, parliamo dell'esperienza di oggetto di questo speech. L'agenzia ANSA la conoscete tutti, è una delle principali agenzie, per non dire la principale agenzia stampa italiana, che si occupa della copertura integrale delle notizie sul territorio nazionale e internazionale. Per farvi capire un po' la dimensione di questa agenzia, vi riporto un po' di numeri. È in attività da oltre 60 anni, quindi è sicuramente la più longeva in Italia. Dispone di 22 sedi sul territorio nazionale ed è presente in 74 paesi. Ogni giorno pubblica più di 3.500 notizie e 1.500 immagini che vengono diffuse ovviamente su web, su telefonini, tablet, via satellite e così via. Quindi potete capire anche la criticità dei servizi che offre internamente e esternamente e la mole di dati che gestisce. Per farvi capire quale sia la mole dei dati, abbiamo preso un po' di statistiche dalla reportistica integrata nell'UTM che utilizzano oggi. Ogni giorno processano da centinaia a terabyte di traffico,
ovviamente questa forchetta molto ampia dipende dalla rilevanza dei fatti che si hanno giorno dopo giorno. Ad esempio, l'ordine di grandezza scala esattamente quando ci sono notizie importanti. Come vi diceva prima anche Walter, l'elezione del Papa. Quando c'è stata l'elezione del Papa, il traffico gestito, la mole di dati è scalata di un ordine di grandezza. Ogni giorno gestiscono milioni di connessioni, in ingresso e in uscita, e più di centinaia di migliaia di connessioni contemporanee. Inoltre, ogni giorno, questo sempre come valore medio, ma in realtà può aumentare drasticamente, vengono gestite più di 10.000 mail in ingresso e in uscita, di cui almeno un quinto di quelle entrate, ovviamente, identificate come spam. È assolutamente messe in quarantena o segate direttamente in base alla rilevanza. Una cosa importante, i marchi Sophos e Astaro in ANSA erano già noti ed apprezzati. Perché? Quello Sophos, intanto perché già da diversi anni utilizzavano i Sophos S4000, gli appliance antivirus anti-spam, che venivano utilizzati per proteggere la piattaforma di posta elettronica. Dall'altra parte, il marchio Astaro era noto perché utilizzavano già alcuni security gateway per garantire la connessione site-to-site, VPN site-to-site, con alcune sedi periferiche di particolare rilevanza, dove quindi magari hanno un presidio forte in termini di giornalisti. Il nostro impegno diretto con l'ANSA è iniziato a fine 2012, quando abbiamo avuto l'opportunità di gestire un try and buy. Perché un try and buy e non direttamente la vendita? Per due motivi. Il primo, perché ha consentito a noi partner e a Sophos, ovviamente, di dimostrare la veridicità di quanto riportato in tutte le brochure, perché ovviamente sulla carta sono buoni tutti a scrivere i dati, poi a dimostrarli in esecuzione è un'altra storia. E la seconda cosa è perché ha consentito al cliente di testare questi prodotti calandoli nella propria realtà aziendale, quindi con le proprie problematiche e con il traffico abituale che hanno loro. Qual è stato l'esito di questo try and buy? Ovviamente, se sto qua a parlarvene è andato bene, se no non sarei qua. Però, a parte gli scherzi, è andato molto bene, e uno dei fattori che è stato apprezzato maggiormente è stata la possibilità di gestire tutta la sicurezza, tutti gli aspetti della sicurezza con un unico apparato e soprattutto con un'interfaccia semplice da gestire. Come vi hanno detto prima gli amici di Sophos, il loro motto ormai è la semplicità, quindi evitare le complicazioni derivanti dalla gestione di un mondo complesso, di un mondo IT complesso. Noi, assieme agli ingegneri Sophos, li abbiamo aiutati intanto a fare un minimo di assessment di ciò che erano gli apparati perimetrali di cui disponevano, e vi assicuro che vendono erano più di uno, come più o meno in tutte le aziende attuali, e cercare anche di capire come ottimizzare questa infrastruttura e in qualche modo semplificarla. Da cosa siamo partiti? Siamo partiti dai firewall checkpoint, che erano i firewall perimetrali usati già da tempo. Il nostro personale, che ha competenze specifiche anche su checkpoint, assieme agli ingegneri Sophos, si è preoccupato di gestire la migrazione di tutte le configurazioni, sia attraverso degli script, sia attraverso attività manuali. L'altro punto che è stato aggredito sono ovviamente gli altri prodotti di Sophos che erano già presenti, quindi gli appliance per l'antivirus anti-spam. Tutti questi apparati, anche compresi i security gateway di Astaro, i vecchi security gateway, sono stati sostituiti con due appliance UTM. Inizialmente si trattava di due UTM 525, quindi il modello inferiore della precedente generazione. Quando sono stati inseriti e sono stati gestiti tutti i traffici verso questi apparati, si è deciso congiuntamente con Sophos di fare un upgrade al modello di generazione successiva e comunque la versione più aggiornata, i 6.25. Questo perché si è deciso di optare per un dimensionamento non basato sulla media, ma basato sui picchi. Perché, come ho detto prima, la media non presenta dei numeri trascendentali, si potevano gestire con un apparato molto più piccolo, ma a fronte di notizie di rilevanza internazionale questi numeri scoppiano letteralmente, e quindi era importante tararsi su questi numeri e far sì che non ci fosse mai un solo minuto di downtime, perché con 3.500 notizie e 1.500 immagini al giorno pubblicate vi lascio immaginare in cosa si può tradurre in termini di
pratici avere del downtime dovuto a sovraccarico di rete o a problemi di altra natura. Quindi abbiamo migrato le configurazioni utilizzando script attraverso attività manuali e abbiamo migrato le configurazioni degli appliance. Quindi oggi con soli Sophos UTM 625 gestiscono tutta la componente Essential Firewall, che è esattamente quella che viene data out of the box col prodotto, poi tutta la gestione della network protection e ovviamente l'email protection. Bisogna dire che loro hanno optato da subito per il bundle di licenza e il full guard, che gli consentiva di usufruire di tutte le funzionalità sin da subito senza dover necessariamente acquisire moduli in una fase successiva. Ad oggi quindi gestiscono con questi apparati già le VPN site to site con tutte le varie sedi periferiche. Sedi non significa solo sedi di proprietà, ma anche presidi remoti. Quindi ad esempio da un cliente, non sto qua a citarlo, ma un cliente molto importante, hanno già un set di giornalisti già pronto a lavorare. Sono stati gestiti ovviamente anche le VPN client to site, quindi remote access. Viene gestito ad oggi il Secure FTP per l'upload delle notizie e delle immagini e è in fase di configurazione il modulo di wireless protection utilizzando gli apparati di cui ho parlato prima Giovanni, i Sophos Access Point, nel caso specifico gli AP10 e gli AP30. Ovviamente questa qua è un piano di deployment che andrà pian piano ad allargarsi per andare a coprire le varie sedi o i vari punti in cui è necessario applicarlo. È in fase di analisi anche l'introduzione del modulo di web protection, inteso come web URL filtering. Questo ovviamente richiederà un po' più di attenzione e anche una fase di test maggiore, perché vi lascio immaginare quale sia il livello di libertà in termini di navigazione richiesto dai giornalisti e dai collaboratori dell'ANSA. Quindi bisogna stare attenti anche nel settare a livello di application control, ad esempio bloccare uno Facebook piuttosto che un altro sito che magari in un'azienda potrebbe essere considerato non necessario, ma magari lì è necessario perché è una fonte di informazione. Quindi questo è uno degli aspetti che si sta considerando. Fuori dal perimetro degli UTM rimane comunque l'idea di adottare in una fase futura anche il mobile control per riuscire a proteggere e a gestire i numerosi device mobili che sono in dotazione ai collaboratori. Questo perché, come vi dicevano sia Walter che Giovanni, il problema di fondo con i device mobili non è la perdita dell'apparecchio in sé, che per quanto possa costare è sempre un oggetto facilmente sostituibile, ma garantire la sicurezza dei dati in esso contenuti e gli accessi remoti alla sede e via KeySync, se si tratta di un accesso a Exchange, o via VPN addirittura se è configurata la VPN sul dispositivo. Allora, giusto per chiudere un po' il cerchio, ho qualche accenno agli UTM. Come vanno già detto, gli UTM sono estremamente flessibili in quanto disponibilità. C'è la versione software utilizzabile da chi ha dell'hardware x86 commodity e vuole riutilizzarlo, e allora installa direttamente tutta la pila software. C'è la versione virtuale già certificata per le piattaforme VMware e Citrix, ma utilizzabile e compatibile anche su Microsoft Hyper-V e KVM, quindi ad esempio Red Hat Enterprise Virtualization. E ovviamente ci sono le versioni hardware, le appliance. Sono disponibili già 8 modelli che consentono di adattarsi alle diverse tipologie di aziende. Qua in queste immagini sono rappresentate le varie tipologie, sono tutti uno non raccabile, gli altri una rack unit. Tutti quanti gli apparati hardware sono dotati di storage interno dedicato, hanno la stessa identica versione del sistema operativo e offrono le stesse identiche feature. Quindi a prescindere dal modello che comprate, sia esso software virtuale o un modello hardware specifico, avrete comunque la possibilità di abilitare tutti i moduli, indifferentemente. Tutti gli apparati sono configurabili in HA, quindi Active-Active o Active-Standby a seconda delle esigenze, tutti caratterizzati da alta efficienza energetica e elevato grado di affidabilità. Come vi dicevo prima, la Virtual Appliance è compatibile con tutte le piattaforme di virtualizzazione
è qua un po' in piccolo purtroppo, scusate, ci sono le caratteristiche minime previste per ciò che riguarda software e virtual appliance, quindi si parla di CPU Intel recente, dual quad core e almeno 2 giga di RAM. Poi ovviamente il dimensionamento va fatto sulla base di quante connessioni simultanee deve gestire, quanto throughput e così via. In questa chart ho rappresentato rapidamente, non è molto leggibile, le caratteristiche dei vari apparati. Come vi dicevo, ogni apparato si sposa con le esigenze di un certo taglio di azienda, quindi ci si può basare e sul numero di utenti che lo dovrà usare e sul throughput o sulla quantità di porte di rete. Come vi dicevo, in ANSA si era optato inizialmente per i 525, ma si è passati ai 625 per consentire di gestire i numerosi picchi che ci sono in termini di traffico e lasciare comunque un certo margine di manovra alla crescita, perché comunque sia ad oggi il traffico è questo, sapete meglio di me che tendenzialmente non può che crescere. Per quanto riguarda licenze e bundle, come vi dicevo, ANSA ha optato per la versione completa della FullGuard, che praticamente ci sono tutti i moduli di protezione già abilitati e utilizzabili. Poi loro possono decidere quale effettivamente utilizzare di volta in volta. Volendo, si possono optare per i bundle inferiori o semplicemente andare a contrattualizzare esclusivamente i moduli che servono. Questo cosa consente di fare? Consente di partire con poco e pian piano, in base alla disponibilità di budget e in base alle esigenze, andare ad ampliare la copertura di funzionalità. Inutile dirvi che utilizzando gli UTM al posto di una pletora di apparati sovrapposti e ipotizzando di usare un bundle come il FullGuard, il risparmio economico derivante dai costi, dagli OPEX, dai costi di dai canoni ricorrenti, oltre che dai costi di gestione in termini di personale, quindi minor personale per fare le stesse cose e farle più semplicemente, perché devono essere comunque essere formati su un minor numero di tecnologie, quindi anche più competenti, e anche l'errore umano si riduce, il risparmio che riuscite a tenere è assolutamente elevato. Per quanto ultimo punto riguarda il supporto tecnico, con ogni apparato ottenete di default il web support, potete estendere allo standard support che è veicolato nell'orario lavorativi e principalmente attraverso noi partner Sophos, quindi comunque avete un servizio di prossimità, se vogliamo chiamarlo così, attraverso dei partner certificati e qualificati, e in ultima istanza potete scalare sul premium support che è gestito in H24 direttamente da Sophos. E comunque sia, vi potete sempre avvalere anche del supporto di noi partner. Quindi non significa che se avete scelto quello noi usciamo dal giro. Siamo comunque disponibili per supportarvi nella configurazione e nella risoluzione delle problematiche. Nel caso specifico, ANSA ha optato per il premium support per due motivi. Il primo, per avere anche la sostituzione praticamente immediata degli apparati, in caso di fault hardware ovviamente. E nel secondo caso perché, come vi dicevo, non possono permettersi neanche un minuto di downtime, perciò il supporto H24 per loro è fondamentale. Resta inteso che comunque sia qualunque cosa è gestita assieme a noi, non vengono mai lasciati da soli. Allora, io più o meno ho finito i miei 20 minuti a disposizione, perciò vi ringrazio per l'attenzione, se avete qualche domanda fatemela pure. Nel caso, se non ce l'avete in questo momento, siamo disponibili al desk per qualunque informazione. Qua trovate i riferimenti dell'azienda e i miei riferimenti. Sentitevi liberi di contattarmi per qualunque domanda. Vi ringrazio l'attenzione e buon proseguimento.